Tornati su Ame Stories, velocissimamente parlerò del catasto e delle riforme catastali, visto che è un argomento, beh, molto molto caldo. In termini storici, chiaramente. Musica e sigla! La riforma catastale promossa da Mario Draghi è una riforma base del sistema fiscale. Ogni riforma del sistema fiscale parte dalla riforma del catasto. Che cos'è il catasto? È molto banalmente quanto vale un immobile oggi, ok? E è una riforma storicamente base proprio fin dagli antichi egizi che appunto inventarono la geometria per ricostruire i campi. Quando c'erano le esondazioni del Nilo, queste ricostruzioni servivano anche per capire quante tasse far pagare, molto banalmente. Anche i romani avevano non un catasto, ma un'altra versione, comunque sia, riuscivano anche loro a capire quante famiglie, quant'è il valore degli immobili. Tutto questo appunto per calcolare le tasse, tutto questo serve per calcolare la base. Imponibile fiscale, come si dice, imponibile, è la base imponibile. In età moderna è molto famosa la riforma catastale di Maria Teresa d'Asburgo, chiaramente, che si è svolta nella metà del 1700, nell'arco di svariati di decenni. La riforma catastale di Maria Teresa aveva appunto lo scopo di rivedere quello che era tutto l'impero, tutto quello che c'era nell'impero per poi rivedere appunto l'imposizione fiscale e semplicemente quello che sta facendo Draghi è appunto la base, proprio base a livello suolo, rasoterra di qualsiasi tentativo di riforma fiscale che passa appunto attraverso la revisione del catasto. E certo, è possibile che ci saranno degli aumenti nelle tasse sulla casa o delle diminuzioni. Chiaro, il catasto serve anche a questo, a vedere qual è l'attuale valore, a vedere chi paga troppo, chi paga poco e di conseguenza poi rivedere anche le aliquote d'imposta. Beh, in conclusione, ecco perché Mario Draghi sta facendo una riforma del catasto, proprio per questo, proprio perché da economista sa appunto le basi, ovviamente, di una riforma fiscale che passano appunto attraverso il catasto. Per fare un esempio, anche nel Medioevo non esisteva il catasto moderno. Nel Medioevo si contava per fuochi, si contava un fuoco era una famiglia, grosso modo, ok? Molti signori locali, duchi, marchesi, quello che erano, periodicamente rivedevano, facevano passare i loro intendenti delle finanze per appunto fare delle riforme, per tentare di rivedere quanti erano i fuochi sotto il loro dominio, quindi le famiglie che erano sotto il loro dominio. Questo appunto per capire anche nel Medioevo quale imposta, quante tasse far pagare. È una riforma base, appunto, che esiste da quando esiste l'uomo, esiste da quando esistono le tasse, lo si fa, lo si è sempre fatto, non c'è nulla di cui spaventarsi in questo. Chiaramente, una volta fatta, conclusa la riforma del catasto, che non è una passeggiata fare una riforma del catasto, sia chiaro, è una cosa gigantesca, soprattutto in un paese grosso come l'Italia. Enorme, ci vorranno un po' di anni, chiaramente, ma alla fine degli anni, poi dopo si rivedranno le aliquote d'imposta, come ho detto. E niente, è la base proprio questa. Quindi nessuna paura. Un breve excursus, un breve approfondimento storico sul catasto. Ecco, così. Se notate qualche errore, magari di dizione, per esempio, di luce, eccetera, eccetera, è perché sto rivedendo un pochettino l'illuminazione e tutto il resto. E poi proprio questo video l'ho girato così, molto, molto di fretta, appunto, e senza neanche uno script sotto. Quindi niente, tutto qua. Come sempre, vi ricordo, se siete nuovi di queste parti, di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella, mettere un like al video se vi è piaciuto e perché no, condividerlo. Quindi, detto questo, M chiude.